25 anni, le nozze d'argento, ma questa volta le nozze d'argento con l'alluvione di Firenze, e le vogliamo ricordare, festeggiare non è proprio il caso, con Narciso Parigi. Perché Narciso ti ho chiamato? Perché tante, tante volte mi ricordo all'interno dei nostri studi di aver presentato con la voce che si intristiva al ricordo dei filmati sull'alluvione. Questa volta voglio insieme a te sorridere, perché in fondo Certo. l'alluvione ci ha portato danni, drammi, ma anche amicizie, incontri, simpatie, tutto il mondo guardava a noi. Ma io credo che l'alluvione, tutto sommato, come diceva la canzone di Cesarini, a tanti ha fatto male, a tanti ha fatto bene, Certo. perché io so che con l'alluvione qualcuno ci ha marciato, insomma, Ecco, ecco, quello vabbè, ha però in fatto linea di benissimo, in linea massima. di massima. Una canzone di Cesarini diceva: è l'anno che doveva fare da sentinella, cioè l'anno non ha fatto da sentinella Direi questa proprio di no, volta, però però la si è lavata il viso ed è più bella. questa nostra città, a distanza di 25 anni, qui una punta di polemica, l'Arno purtroppo fa ancora paura, però io voglio ricordare, prima di passare queste belle immagini, per ricordare e non dimenticare la cosa importante, che ci sono state anche delle battute intorno. Mi ricordo quella con allora sindaco Bargellini, il sindaco dell'alluvione, che a quei due sposini che vedevano la loro macchina che veniva trascinata via dalla corrente e dall'alluvione con l'acqua che ancora cadeva dal cielo, diceva: sposa bagnata, sposa Fortunata, sì. fortunata. Effettivamente no, c'è stato tante cose, poi sono Battute alla battute Fiorentina. fiorentine come quello che portava via tutta la mota, il fango dal negozio, Borgo San Borgo Jacopo, e San lo buttava dalla finestra e lo buttava nel fiume, dice: fortuna che abbiamo Jacopo. l'Arno. Ecco, ti immagini Insomma, se non però ce vorrei l'avevo. dire una cosa, Giuliano, a distanza di tanti anni, l'Arno non è un fiume traditore, perché secondo me l'Arno ha poca colpa di quello che successe, ma io non voglio ora rientrare in Beh, polemica. certo, indubbiamente. Io l'Arno l'ho sempre cantato e mi ha sempre portato fortuna. Io penso che l'Arno a Firenze voglia bene. Ecco, Io sicché direi proprio di sì. l'Arno. Noi recentemente l'abbiamo dimostrato facendo su una piattaforma galleggiante un bello Certo, ma questo spettacolo non è insieme. andato tutto bene, Tutto tutto bene, quindi liscio. l'Arno ci vuole bene, però coloro che invece l'Arno lo dovrebbero un po' gestire e saper gestire, è bene che non dimentichino e guardino questo servizio vecchio, ma che ha sempre delle filosofie nuove per ricordare. Senti, Narciso, dove eri? Un attimo soltanto, dove eri quel A giorno? casa io sono uscito la mattina e ho Tu stai in preso, collina. sì, e sono sceso lì da Santa Margherita. Appena sono entrato in via Benedetto Fortini, è andato un momento, ho visto che c'era un lago. Dio, ma com'è possibile? Mi sembrava quasi un miraggio, un sogno. Ma forse, e invece no, Nemmeno la c'era voglia di frenare, tanto non l'acqua lì a credo. Ricorboli, era pieno di acqua. Se non freno vado, entro nell'acqua e mi ravvissavo, A diciamo. chi nato dopo il 66, a chi bambino allora, ecco, proporre queste immagini perché le parole di Giuliano Taddei e di Narciso Parigi non sembrino soltanto dei sogni, ma come vedrete Purtroppo, è sono verità. Per una realtà e una verità. ora la guardiamo con simpatia. Allora mi ricordo che. È vero? 4 novembre 1966. Le sequenze che appariranno sui vostri teleschermi furono filmate dal tempestivo intervento di Fernando Arcangioli, un cineamatore, il quale recuperò dal proprio negozio, mentre l'acqua saliva di livello, appena 10 rotolini da 8 mm. Questa è la cinecronaca di un 4 novembre che nessuno dimenticherà mai più. Non c'è un fiorentino oggi che non sia stato colpito negli affetti, nel lavoro, negli interessi e nell'amore per la propria città.
ore 9:30, Borgo Ogni Santi. Il borgo sta vivendo la giornata più lunga del dopoguerra. L'Arno corre veloce davanti alla porta di casa. L'Arno è un fiume impazzito. L'acqua fangosa scroscia dalle spallette del Ponte alle Grazie e del Ponte Vecchio. È un fiume torbido diviso in due tronconi, dei quali uno, dopo avere invaso con prepotenza il centro storico, arriva nel borgo da Via della Vigna Nuova. Ignari di quanto sta succedendo e usufruendo della giornata festiva, dormono ancora. Le notizie cominciano a rimbalzare. Di finestra in finestra è straripato l'Arno al Ponte alle Grazie, piazza Gavinana è sommersa. Il vortice era cominciato all'alba. Qualcuno tenta di salvare le mercanzie che giacciono nelle vetrine e negli scantinati. Tutto il parco macchine della caserma dei carabinieri di Borgo Ogni Santi è affogato. Saltano la luce e il gas. I telefoni non funzionano. I depositi e le attrezzature dell'albergo Excelsior sono sommersi. Ospiti e cittadini sono confinati. Il dramma e la costernazione invadono l'ospedale di San Giovanni di Dio. E un fiume di melma sfonda le porte, irrompe nella chiesa di Ogni Santi, distrugge le suppellettili sacre, schiaffeggia l'arte del Botticelli e del Ghirlandaio e disturba il sonno dei morti. Il diluvio è dentro le porte. A Firenze non arrivano notizie. La tipografia de La Nazione Nuova di Zecca è completamente sommersa. Solo le stazioni radio trasmettono al mondo la tragedia della città in rapidi flash. L'alluvione ha sconvolto Firenze, ore drammatiche a Firenze, Firenze devastata dall'acqua, il mondo sta per perdere una delle sue gemme, l'Arno irrompe nel Duomo, bellezze irrimediabilmente perdute a Firenze, così dicono. L'errore tecnico della sovraimpressione d'immagini trova una corrispondenza beffarda nella realtà. Ogni uomo è tutto l'uomo. Il dolore dell'uno
è il dolore dell'altro. Sul volto di una bambina fa piaga, come sul crocifisso del Cimabue, la somma del dolore, della delusione e della rabbia che il fiume ha sparso nei quartieri di tutta Firenze, dove intanto si ricomincia pensando a Firenze domani. Eppure ci saranno tante cose che costituivano una ricchezza, privata o pubblica, accumulata con sacrifici, irrimediabilmente perduta per colpa dell'acqua. La strada di Ognissanti, via Maso Finiguerra, porta al Prato, via Melegnano, via De Fossi, via del Porcellana, via Palazzuolo, sono cariche di detriti in cui il ricordo del passaggio della guerra impallidisce davanti a tanto squallore. Sei napoletani sulle disgrazie giocano al lotto, i fiorentini si fanno animo con le arguzie e le battute mordaci, fino a mettere in ridicolo la propria tragedia. All'alba del 5 novembre, piazza della Signoria, via Por Santa Maria, piazza del Duomo, via Tornabuoni, piazza San Firenze e tra l'una e l'altra sponda, ben 2 chilometri di lungarni, sono un ammasso di fango, di detriti e di rottami. Ormai placato, continua a scorrere sotto i ponti come a una sfilata di alta moda e non si accorge che non ci sono più i romantici a scattare fotografie, ma soltanto occhi che piangono e voci che maledicono. Passando dai lungarni e girando per le vie della città, è possibile vedere affisse sui muri delle ordinanze. È la giunta comunale che, nel sapore del bollettino di guerra, parla di approvvigionamento assicurato, di acqua potabile e di viveri, sgombero delle strade, esercito e squadre di soccorso, prosciugamenti con autopompe, bruciatori per l'essiccamento dei muri, ma dovunque si lavora, come di fronte a un comune nemico, il fango. Dalla ripulitura dei negozi di via Borgognissanti alle logge di San Paolo
e a Piazza Santa Maria Novella. La Biblioteca Nazionale ha lasciato in balia dell'onda fangosa 24.000 manoscritti, 705.000 lettere, 3.800 incunaboli e 3 milioni di volumi. Nella gara per salvare il salvabile accorsero i giovani, italiani e stranieri, e non cooperarono soltanto al salvataggio della cultura, ma si associarono a salvare l'uomo negli ospedali, nelle case pericolanti, nelle cantine e nei tuguri. Questi angeli del fango, così furono detti, combatterono veramente contro 600.000 tonnellate di fango, come forse non avevano mai combattuto i pregiudizi e le ingiustizie sociali. Dapprima stupirono, poi commossero. Dal 1177 al 1966 le alluvioni a Firenze sono state 60. Ma non è questa che ora vedete la linea che designa il record dell'altezza raggiunto dall'acqua nella storia delle Fiumane, nel refettorio di Santa Croce, dove si trovava il crocifisso di Cimabue. L'acqua raggiunse il livello di metri 5,85. Una fila lunga, monotona, interminabile, è il cimitero delle macchine schiacciate come in uno scontro. Chi aveva ragione e chi aveva torto, non sono mancate le polemiche sulle tonnellate d'acqua che hanno umiliato la nostra città. Il disastro si sarebbe potuto evitare. La storia dell'Arno che abbiamo narrato con le immagini è anche una storia di morte.
forse pensi a un bambino che stringe la mano al padre, l'alluvione non verrà più, perché Firenze è troppo bella. Per rafforzare la fiducia umana e la fede cristiana, giunge improvvisa una notizia a Firenze. Il Papa Paolo VI verrà a celebrare la messa di Natale con i fiorentini. Sarà accolto in Santa Croce e a mezzanotte in Santa Maria del Fiore. Il passaggio del Papa per via Borgo Ognissanti è una benedizione e un augurio. Fiorentini, ebbe a dire il Papa in Santa Maria del Fiore, la vostra vocazione è nello spirito e la vostra missione è nel diffonderlo. Sono trascorsi 3 mesi e ormai c'è aria di primavera. L'equilibrio spirituale è premessa di ogni altro equilibrio, da quello sociale a quello dell'arte. Il borgo è ripulito e rimesso a nuovo. Firenze ha voglia di sanare le proprie ferite nel più breve tempo possibile, per poter continuare a trasmettere un messaggio di civiltà che è soprattutto civiltà dell'uomo.